Questa volta metteremo alla prova due processori rivali, l'Intel Core i7 13700 e l'AMD Ryzen 7 7700. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo con un video di benchmark e di confronto di due CPU che reputo molto interessanti e che di recente hanno subito dei cambiamenti, parlo soprattutto della controparte Intel, visto che è uscita verso settembre, mi pare, la patch che andava a risolvere i problemi di instabilità sorti sulle CPU di 14esima e 13esima generazione. Questa patch, come molti di voi sapranno, va ad agire a livello del voltaggio che viene in mezzo sulla CPU e per questo motivo non solo a livello di voltaggio ma anche di power limit vengono imposte delle restrizioni molto serrate. Vi faccio un esempio: questo i7 13700, se prima andava praticamente con un consumo che era ben al di sopra di quello dichiarato da almeno dal TDP, al momento attuale il consumo in un carico multicore si ferma a 65 watt, il che per una CPU che vedremo fra pochissimo le specifiche ha praticamente 16 core e 24 thread è davvero poco. Per questo vedremo frequenze non proprio altissime e anche per questo motivo, vi spoilerò subito, avremo dei risultati che se prima della patch erano molto distanziati tra loro in favore dell'i7, al momento attuale vanno insomma a collimare tra di loro, insomma si avvicinano e si assomigliano molto. Però prima di continuare col video, io come sempre vi invito a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. E infine vi ricordo anche di seguirmi sul mio canale di TikTok e sulla mia pagina Instagram. Detto questo, direi di partire con le specifiche tecniche. Uscite entrambe a inizio del 2023, pur facendo parte di architetture uscite a fine del 2022, sia questo Ryzen 7 7700 che il i7 13700 fanno parte di quella famiglia di processori un pochino meno spinti rispetto ai fratelli maggiori. Abbiamo infatti il 7700 che è sostanzialmente la versione con consumi un po' più ridotti e frequenze un pochino più basse rispetto al 7700X, e il 13700 di Intel è sostanzialmente la versione con moltiplicatore bloccato e TDP più basso rispetto al fratello maggiore 13700K. Rispetto a queste ultime due varianti più sbloccate, questi due processori vantano delle differenze solo in termini di frequenze più basse, ma in termini di core count e di cache abbiamo, e ovviamente di architettura, le stesse identiche specifiche. Su Ryzen 7 7700 ritroviamo 8 core e 16 thread su architettura Zen 4 che operano a una frequenza di base di 3,8 GHz, mentre in boost su un carico multicore arriviamo a 4,85 GHz su tutti quanti core, mentre su carichi single core arriviamo a 5,35 GHz, che non è male. Abbiamo poi un quantitativo di memoria cache di livello 3 di 32 MB. Per quanto riguarda invece il TDP, siamo su un livello di 65 watt, che però non è rispecchiato dal consumo effettivo della CPU a pieno carico, che raggiunge a stock ovviamente i 90 watt circa. Invece la controparte Intel è sempre un 8 core 16 thread ad alte prestazioni, ma poi è aiutata anche da 8 core ad alta efficienza presenti sin dalla 12esima generazione Intel, e questi ultimi vanno sostanzialmente, come saprete, ad aiutare la CPU in quei carichi che non hanno bisogno insomma di grandissima potenza e comunque svolgono un ruolo anche nei carichi di lavoro invece multicore, dove invece la CPU viene tassativamente occupata al 100%. Però vi dico, siamo in questo caso un po' limitati dal TDP a 65 watt, più di quello la CPU non consuma, mentre inizialmente da specifiche Intel in teoria sulla carta poteva arrivare a degli spike di ben oltre 200 watt, il che vuol dire che le frequenze riuscivano ad arrivare a soglie nettamente più alte. E parlando di frequenze, le frequenze di base di questo i7 13700 per quanto riguarda i P-core sono di 2,1 GHz
quelle di base appunto sono molto basse, mentre quelle di boost arrivano fino a 5,1-5,2 GHz, cosa che vi dico subito sarà abbastanza difficile trovare se non appunto nei carichi single core, dove ancora adesso questa CPU riesce ad arrivare senza problemi a queste frequenze. Mentre gli 8 core ad alta efficienza hanno 1,5 GHz di base clock, mentre arrivano fino a 4,1 GHz per quanto riguarda il boost clock. Quindi direi ora di passare alla piattaforma di test, che in questo caso è sì la Test Bench, però con una piccola differenza per le due piattaforme, perché abbiamo due schede madri ovviamente differenti. Per quanto riguarda i Ryzen 7 7700, abbiamo la Asus ROG Strix X670e Gaming Wi-Fi, accompagnata da 32 GB di memoria RAM DDR5 6000 MHz CL30. Ovviamente abbiamo poi l'Endorphin Avis F240 per la dissipazione e un Thermaltake Tough Power 1050 W 80 Plus Platinum per alimentare il tutto. Come SSD invece abbiamo il Crucial T500 da 2 TB. L'unica differenza per quanto riguarda l'i7 13700 è la scheda madre, come vi ho già detto, che in questo caso è una Z690 Aorus Master, che ovviamente è stata aggiornata con l'ultimo BIOS disponibile, che ovviamente implementa la patch con il microcode per andare a risolvere i problemi di instabilità. La scheda video invece è la RTX 4090 in customizzazione della palette, in particolar modo la GameRock. Mi pare di aver detto tutto, quindi ora direi di passare ai benchmark e poi alle considerazioni finali. Partiamo con Cinebench R23. In questo caso in multicore è in vantaggio il Ryzen 7 7700 pur non avendo questi 8 e-core in più, mentre in single core è in vantaggio l'i7 13700. Stesso discorso è valido per Cinebench 2024, anche se i punteggi ovviamente sono diversi perché il benchmark è diverso, però la sostanza è la stessa. Su 7-Zip invece vediamo che il Ryzen 7 è in vantaggio in decompressione mentre è un pochino sotto in compressione, ma comunque parliamo di ottimi risultati. Su Blender Open Data 4.3 abbiamo due punteggi molto molto simili, però ricordo l'i7 13700 ha questi 8 e-core in più che comunque purtroppo sono cappati dal TDP a 65 W. Su Geekbench 6 invece vediamo un bel vantaggio per l'i7 in multicore, forse dovuto anche al fatto che nei primi secondi sostanzialmente non vengono applicate queste restrizioni, quindi forse il test durando abbastanza poco mette in vantaggio questo i7, ma nei test più lunghi come V-Ray che abbiamo appena visto o anche Corona Benchmark vediamo invece dei punteggi che vengono assottigliati pur avendo un vantaggio in termini di core count da parte dell'i7. Passando ai giochi su Control in Full HD e settaggi di Digital Foundry abbiamo due frame rate molto molto simili, praticamente sfioriamo il cap del frame rate del gioco che è di 240 frame, quindi in entrambi i casi abbiamo ottime esperienze di gioco, mentre su Alan Wake 2 siamo ovviamente GPU limited, l'i7 fa più frame perché probabilmente è stato impostato il DLSS prestazioni per qualche strano motivo e non quality, quindi questa è la differenza dovuta principalmente a questo motivo, ma in entrambi i casi se no comunque riusciamo con entrambe le CPU a giocare senza problemi. Su Death Stranding Full HD settaggi massimi, questo è un gioco che va a sfruttare bene tutta la CPU, facciamo 220 fps per l'i7 contro i 236 del Ryzen 7, che quindi è un pochino in vantaggio. Su Fortnite, capitolo 6, stagione 1, nella modalità rissa squadre, che ricordo essere quella più pesante lato CPU, stiamo utilizzando ovviamente il DirectX 12 settaggi medi, siamo a 230 fps per l'i7, che è un po' in vantaggio rispetto ai 208 fps del Ryzen 7 7700. Su God of War, in Full HD e DLSS quality, settaggi alti, abbiamo due frame rate molto simili per entrambe le CPU. Per un gioco del genere non sarebbero neanche necessari 200 fps, però insomma ce li prendiamo. Su Cyberpunk 2077, Full HD e settaggi di Hardware Unboxed, in questo caso abbiamo un leggero vantaggio per l'i7 13700. In questo benchmark faccio girare il gioco nella parte più pesante nel mercato, questo qui che stiamo guardando, quindi insomma i risultati sono bassini, ma per questo motivo più che altro. Su Resident Evil 4 Remake, Full HD e priorità alla grafica come settaggio, anche qui abbiamo invece un vantaggio per l'i7 di comunque 205 fps contro 180 del Ryzen 7, comunque in tutti e due i casi perfettamente giocabile. Su The Finals Full HD e DLSS Quality con settaggi medi e anche ray tracing medio siamo un po' in vantaggio con il Ryzen 7 7700, però data la natura multiplayer e difficilmente replicabile delle varie partite, insomma le prestazioni si assomigliano in realtà molto tra di loro. Su Counter Strike 2 Full HD settaggi medi senza FSR siamo a 320 fps contro 316, quindi praticamente due risultati anche
anche in questo gioco molto molto simili tra di loro. Passiamo ora a Black Myth Wukong, invece è un altro gioco che è sostanzialmente GPU limited, quindi facciamo virtualmente lo stesso numero di frame sia con l'i7 13700 che con il Ryzen 7 7700, quindi qui per vedere insomma la differenza di frame rate che dà la CPU dovremmo aspettare schede video molto più potenti. Su Age of Mythology Retold Full HD, settaggi massimi con ray tracing non massimo, quindi il settaggio subito sotto, siamo in entrambi i casi che sfioriamo il cap del frame rate di 144 fps, quindi anche qui due risultati molto molto godibili. Forse l'i7 è un po' più stabile con l'1% low un po' più alto. Su Final Fantasy XVI come ultimo gioco Full HD DLSS Quality, settaggi maxati, siamo anche qui quasi sempre GPU limited, quindi abbiamo dei risultati molto simili tra di loro. Direi ora di passare alle conclusioni del video. E rieccoci qui ragazzi, dopo aver visto i benchmark, che dire, io sinceramente non mi aspettavo di vedere un calo prestazionale così drastico per quanto riguarda le prestazioni dell'i7, soprattutto nei carichi multicore, che era sostanzialmente l'ambito dove splendeva forse di più, mentre nel gaming, bene o male, anche prima le prestazioni si equiparavano tra l'i7 e il Ryzen 7. In multicore purtroppo abbiamo visto che, soprattutto nei carichi di lavoro sostenuti per diversi minuti come Cinebench, vediamo anzi che il Ryzen 7 sale in vantaggio, mentre in altri casi abbiamo sì un vantaggio dell'i7, ma secondo me è dovuto alla durata che è relativamente breve del test, perché vi ho già detto, forse durante i benchmark, in questo caso abbiamo l'i7 che all'inizio dei benchmark spinge senza questo limite imposto di 65 watt e poi dopo un po' di secondi si rende conto che forse dovrebbe andare a limitare il power limit a 65 watt e quindi poi sostanzialmente le frequenze crollano se in un carico multicore anche sulle soglie di 2 GHz e qualcosa. Per questo motivo se l'i7 fino a qualche tempo fa era probabilmente la CPU da consigliare, anche se vi dico ovviamente facevano parte di due fasce di prezzo un pochino differenti, anche al momento attuale la situazione è più o meno la stessa in termini di prezzo, nel senso che il Ryzen 7, e qui forse il grande elefante nella stanza di questo video, possiamo pagarlo, salto subito alla questione finale, circa 180 € se lo prendiamo da AliExpress oppure anche da store terzi se ve lo vendono in versione senza scatola, quindi in versione tray. Possiamo arrivare a pagarlo 220 €, mentre l'i7 13700 lo possiamo trovare, sì, usato, magari anche 250 € se vi dice bene, ma io comunque vi sconsiglierei di prenderlo usato se proprio non sapete da chi lo state prendendo, che magari l'ha preso di recente, ha applicato subito la patch e tutto, perché queste CPU potrebbero essere danneggiate se le prendete usate, parlo degli Intel ovviamente, mentre se lo andiamo a prendere nuovo ci costa sui 300-320 €, che è una bella differenza rispetto ai 180 o anche 220 a dire tanto del Ryzen 7 7700. Quindi seppur le prestazioni anche dopo la patch vanno ad assomigliarsi almeno nel gaming, abbiamo visto in alcuni casi vince il Ryzen 7, in altri vince l'i7 comunque con ottimi risultati in entrambi i casi, nel multicore, negli applicativi di produttività anche qui secondo me il Ryzen 7 ha dei risultati un pochino più costanti, devo dire la differenza sostanziale la fa il prezzo e potremmo dire anche la piattaforma con i vari sbocchi di upgradabilità, perché purtroppo il socket LGA 1700 è ormai bloccato alla 14ª generazione, che ha gli stessi identici problemi di quella che abbiamo visto oggi, cioè dovrete applicare la patch, se no insomma rischiate di rovinare la vostra CPU. Andrei piuttosto sulla piattaforma AM5, più che altro ripeto per questa differenza di prezzo e per il fatto di poter andare ad upgradare volendo con i Ryzen della serie 9000, volendo anche con il famoso 9800 XRD per quanto riguarda le prestazioni in gaming, e in teoria almeno sulla carta dovrebbe essere compatibile la piattaforma AM5 anche con una futura generazione che dobbiamo ancora vedere. Quindi che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, se così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace. E tra l'altro se vi siete interessati a questo argomento avrei testato anche un'altra CPU che però non vi ho fatto vedere in questo video, che è l'i7 14700. Ditemi se siete interessati a questa CPU che è praticamente in termini di architettura la stessa identica che abbiamo visto oggi, ma 4 core in più, sempre con lo stesso power limit di 64.
35 watt. Quindi dopo la patch, secondo me, è comunque un argomento un po' interessante vedere come si comporta questo processore. Quindi niente, fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Io detto questo, vi posso consigliare due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello che riguarda il Ryzen 7 5700X3D, invece processore per la fascia AM4 che abbiamo visto l'estate scorsa, mentre il secondo video che vi consiglio è quello che riguarda una vecchia CPU che al giorno d'oggi possiamo pagare la bellezza di 4€ pur essendo un 10 core. Parlo dello Xeon E5-2630V4. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!